Possiamo iniziare, ragazzi, grazie per essere accorsi così numerosi e scusate per l'attesa, c'è stato un piccolo imprevisto, ma l'importante è essere così compatti perché d'ora in poi inizierà un nuovo corso e quindi un nuovo campionato per il Martone. Introduco subito il presidente Luca Tiglia che farà una panoramica anche sugli avvenimenti recenti e su quello che sta accadendo in casa Martina. Dopo il suo intervento poi coglieremo anche l'occasione per presentare degnamente i nuovi acquisti che sono stati già formalizzati e quindi lo faremo dopo l'intervento del Presidente. Prego Presidente, a lei. Avvicinati. Allora, io oggi venendo da Roma, come tutti voi sapete, penso, insomma, io sono di Roma, venendo da Roma facevo in macchina delle riflessioni perché ancora sto coso non ne può far ritorno. Grazie. Facevo delle riflessioni su quello che è successo, facciamo un po' il punto della situazione su quello che è successo negli ultimi 2 mesi e mezzo. L'impegno sia da parte mia che da parte della società è stato indubbiamente un impegno, direi, all'estremo quasi delle possibilità fisiche. Non pensavo di trovarmi, nonostante tutto l'accaduto, nella posizione di classifica in cui ci troviamo in questo momento. Pensavo che tutto sommato potevamo fare dal punto di vista sportivo qualcosa in più, cioè nel campo potevamo dare qualcosa in più. Penso che il fondo l'abbiamo toccato a Messina. Io a Messina domenica scorsa la prima cosa che ho fatto è vedere se c'erano dei ragazzi di Martina. Mi sono avvicinato, c'era Donato, c'era qualcun altro che vedo, c'era lui, c'era. E sono andato a salutarli prima della partita, sono andato proprio perché ho detto chissà come andrà, sinceramente. E mi sono, diciamo così, rattristato a vederli. Sono stato io triste, cioè speravo che non c'era nessuno, sinceramente. All'inizio della partita. Sì, speravo che non c'era nessuno di Martina. Speravo. Perché Martina questa posizione di classifica non la merita assolutamente. Non la merita assolutamente perché questa è una città, come ho detto dal principio, infatti qui sono voluto stare, qui sono voluto rimanere, comunque sia di persone che partecipano, di tifosi comunque sia caldi ma educati, come ho detto dal principio. Dopo Messina io mi sono anche un po' vergognato, Avete ragione. Non voglio attaccare i giocatori, penso che loro, in quanto professionisti, abbiano messo in campo in queste 18 partite, 19 partite, quante sono state, tutto l'impegno possibile, perlomeno voglio credere che sia stato indubbiamente così. Però diciamo che nonostante tutto l'impegno profuso in campo dalla squadra, non siamo assolutamente riusciti a raggiungere quel minimo di risultato sportivo che ci aspettavamo. Non è una formazione, non sono purtroppo giocatori che sono stati espressi né da questa società nuova né tantomeno dal mister, in quanto abbiamo trovato questa compagine, questa rosa di giocatori già fatta, già formata. Sono
dei ragazzi e dei professionisti, indubbiamente, che io rispetto e non ho dubbi sulle loro qualità sportive, però penso che la squadra sia stata fatta in maniera, diciamo così, raffazzonata. Sono stati presi doppi ruoli, sono stati presi giocatori anche simili nelle loro attitudini, nelle loro peculiarità. Per quanto mi riguarda, ma penso per quanto riguarda anche il mister, il campionato per noi inizia domenica. Inizia. Tornando indietro, dopo Messina, io mi sono sentito demoralizzato, offeso, scoraggiato, mi sono vergognato per quei 5 ragazzi, 6, non so quanti eravate, 10, che eravate a Messina, e ho deciso in settimana, insieme alla società, insieme a Donato, insieme a tutti i miei collaboratori, che dovevamo andare sul mercato in maniera pesante e in maniera importante. Vi dico una cosa, purtroppo avete imparato un po' a conoscermi. Io vi dico sempre le cose come stanno, sia in positivo che in negativo. La cosa più brutta nella vita, penso, è prendere in giro appunto il tifoso, lo sportivo, la persona che viene allo stadio. Noi in 2 mesi e mezzo abbiamo fatto il triplo salto mortale fino ad arrivare allo stremo della fatica fisica e anche dal punto di vista economico. Abbiamo messo in campo tutte le risorse economiche mie personali, anche con la collaborazione dell'avvocato Muschio, collaborazione di qualcun altro. Abbiamo messo veramente in campo tutto per Martina, per questa società. Nonostante tutto, e non voglio tornare indietro, magari ancora non mi guarda male perché dice eccolo là, l'avvocato Diglia ritorna a raccontare le vicissitudini societarie. Purtroppo sì, purtroppo il danno che noi abbiamo subito da quando è stata venduta la società fino al mese di ottobre, che non l'abbiamo ripresa in mano, è un danno indubbiamente importante, inenarrabile. Neanche io pensavo che il danno fosse così importante. Perché? I ragazzi che oggi abbiamo qua, con qualcuno ci ho parlato personalmente io in settimana a Caserta con Diaghide, con Coseta, ci ho parlato io personalmente per convincerli a venire a Martina, perché non era più un fatto di contratto, non era più un fatto di soldi, ma era un fatto chi siete, era rimasto ancora il discorso della vecchia società, perché poi non tutti leggiamo in maniera approfondita quello che sono le notizie o le vicissitudini, magari le sappiamo in città, però magari a nord, al centro o più a sud di quello che abbiamo sopportato e subito non ne sono a conoscenza. Purtroppo Martina oggi, ancora oggi, perché la voce è ancora questa, c'è qualcuno che mette ancora in giro delle voci false e tendenziose, e di questo che sono veramente amareggiato, sono che nonostante lo sforzo economico, fisico, psicologico di spiegare le cose, di spiegare cosa stiamo facendo oggi e quant'altro, c'è qualcuno ancora che va a dire in giro lasciateli stare, sono truffatori, non vi pagheranno e tutto il resto. Beh, questo non è possibile dirlo, perché abbiamo pagato indubbiamente tutto. Torno a ripetere, abbiamo messo in campo tutte le nostre forze economiche, abbiamo messo in campo, e a tutt'oggi non dobbiamo dare niente a nessuno. Dobbiamo dare ancora parecchi soldini in giro per Martina, ai nostri fornitori, che li abbiamo fortunatamente spalmati, che sono stati comunque sia disponibili a dei piani di rientro che stiamo rispettando. Tra il dare e l'avere, tra quello che questa persona si è messo in tasca, non riusciamo ancora dal punto di vista giudiziario a comporre la querela da presentare presso la Procura della Repubblica di Taranto, perché a tutt'oggi, a tutt'ora, abbiamo trovato qualcuno che ha cacciato i 5.000-10.000, ne avrò prova nei prossimi giorni, di bonifici fatti ad esempio sul conto corrente della moglie di Lippolis. Okay. Perciò siamo intervenuti sul mercato in maniera pesante. Nonostante tutto,
è stato difficile reperire giocatori disponibili a venire a Martini, anche se potevamo fare un contratto da 1 milione di euro, per assurdo. Comunque hanno voluto pensare se venire o non venire a Martino. Io sinceramente non mi aspettavo questa situazione, che sono pessimista di natura. Nonostante tutto, poi li presenterà magari Alessandro in modo più dettagliato. Questa, signori, è la situazione. Io spero finalmente che domenica prossima, quando inizia il nostro campionato, di vedere lo stadio una volta per sempre pieno. Noi abbiamo bisogno, come ho sempre detto, per risollevare questa società, per risollevare l'interesse a giocare a calcio, della gente che venga allo stadio. Non so la società questa settimana che prezzi ha fatto, comunque sia, e non è una cosa che di cui mi interesso direttamente, in quanto ho avuto talmente tanti impegni, talmente tante cose comunque sia fondamentali, importanti da risolvere, che non mi sono interessato di questo. Però facciamo questo sforzo, cercate di venire. I ragazzi hanno bisogno in questo momento di essere incoraggiati, hanno bisogno comunque sia di calore. Fortunatamente l'unica fortuna in tutto questo è che non siamo lontanissimi dalla quart'ultima. Si vocifera che passerà questo campionato a 60 e che perciò retrocederà soltanto l'ultima, ma a me non interessa. Io mi voglio salvare sul campo, io voglio salvare la dignità di Martina, della città di Martina, degli abitanti di Martina e dei tifosi di Martina. Perciò, per quanto mi riguarda, ma questo è per quanto riguarda tutti, noi ci dobbiamo salvare sul campo. Noi siamo a 5-6 punti, se non erro, dalla quart'ultima, qualcosa del genere, e perciò il nostro obiettivo per quest'anno è questo. Poi voi sapete, dal primo momento io vi ho detto che a maggio ci sarà una situazione completamente differente. Vengo da un incontro fatto oggi pomeriggio, infatti ho fatto tardi per questo, con al comune, con l'assessore Coletta, anche con altre persone, e a cui abbiamo avuto una bella apertura su quello che sono i nostri programmi sportivi e anche su quello che sono i nostri programmi strutturali. Speriamo che manterranno la parola, no, sono parole comunque di politici, ma vogliamo credere, anzi sono sicuro che comunque sapranno mantenere la parola da questo punto di vista. Questo è quello che siamo riusciti per il momento, voglio dire, a portare a Martina, quello che siamo riusciti a fare. Torno a ripetervi, non è stato assolutamente facile, il percorso non è assolutamente finito, è in salita, è tutto in salita. Non pensate che da domani mattina, perché abbiamo 6 giocatori nuovi e comunque sia di grande peso, di grande qualità e di grande spessore, perché i ragazzi sono stati scelti, appunto il mister ci ha fatto una lista, ci ha fatto dei giocatori che erano desiderati alla sua corte, ma adesso, a prescindere dalla lista che ha fatto il mister, ha fatto una lista, diciamo così, mi permetto, abbastanza scontata, nel senso che i giocatori che oggi sono qui a Martina sono tutti professionisti e sono tutti ragazzi di grossissimo spessore dal punto di vista sportivo. E voi 10 c'eravate a Messina, qualcuno magari avrà visto la partita su Sport Channel, è entrato Taurino, un quarto d'ora, penso che hai fatto un quarto d'ora, voglio dire, insomma, non una cosa del genere, e abbiamo visto che già ovviamente la squadra aveva un passo indubbiamente diverso. Alcuni di loro sono prontissimi, perché Diaghite, Cosuera, sono allenati praticamente fino a ieri, perciò abbiamo preso comunque anche dei giocatori che ieri, fino a ieri, cioè che da domenica sono pronti per appunto giocare. Io credo, spero e credo che domenica vediamo una formazione diversa, che vediamo una squadra diversa. Io ho fatto di tutto e più di tutto fino a ieri per riuscire a chiudere le operazioni di mercato entro oggi,
per poter avere la squadra nuova e completa per domenica contro il Cosenza. In parte ci siamo riusciti, in parte non ci siamo indubbiamente riusciti, ma non per colpa nostra, cioè non è una giustificazione, non è che voglio porre una giustificazione, però la realtà è questa. La realtà è che noi abbiamo avuto grossissime difficoltà a convincere, non per un fatto economico, ma per un fatto proprio di immagine della società, a convincere i giocatori, i ragazzi a venire a Martina, perché giustamente, io aggiungerei, volevano capire dove andavano e perché. A noi oggi ci conosce tutta Italia, non c'è problema da questo punto di vista, in senso negativo, ci conosce tutta Italia, e nonostante lo sforzo profuso stiamo facendo una fatica enorme a ridarci un'immagine nei confronti del calcio professionistico italiano. Perché tu vai in giro per l'Italia, io, a me mi capita spesso, dice il presidente Martina Franca, ah Martina Franca, chi, quelli che fanno i contratti pazzi, le truffe, cioè noi siamo questi oggi, ancora, un 50% l'abbiamo recuperato, l'altro 50% ci stiamo indubbiamente lavorando. Cioè il nostro mercato penso che si chiuderà entro la settimana prossima, abbiamo ancora 2-3 giocatori importanti che dobbiamo portare indubbiamente a Martina, anche se il grosso comunque lo vedete qua, la situazione è questa. Dal punto di vista economico ci stiamo lavorando, stiamo spalmando quelli che sono i debiti, stiamo indubbiamente pagando, ci siamo trovati ad affrontare il vecchio da spalmare e il nuovo, il corrente, indubbiamente da affrontare. È un po' come una famiglia, una società, no? Cioè quello che vi chiedo molto umilmente, io mi sono posto a voi sempre in maniera indubbiamente umile, abbiamo un programma ambizioso, ma tutto parte dalla salvezza del titolo. Abbiamo bisogno di tutti, abbiamo bisogno della forza di tutti, sia della forza umana che del calore sportivo, ma direi, ma non ho problemi a dirlo perché non me ne vergogno assolutamente, della partecipazione dal punto di vista economico che ci potete dare venendo allo stadio, venendo a vedere lo spettacolo sportivo, sperando che da domenica sia spettacolo sportivo. Sì. Fortunatamente abbiamo rescisso contratti, specialmente dal punto di vista economico, importante, che poteva essere Bogliasino. Siamo riusciti, e lo dico, io nessuno me ne voglia, è la vostra volontà mandare via Bogliasino, ma ero il primo io che lo volevo mandare via, non perché ce l'ho con Bogliasino, però ritengo che sia un giocatore abbastanza avanti con l'età, non adatto per questa categoria. Magari auguro a Bogliasino che possa fare la Serie A, che possa fare la Serie B, che possa fare delle cose. No, io auguro sempre il meglio, non ci mancherebbe. Sicuramente per fare questa categoria ci vogliono altre peculiarità, ci vogliono altre, insomma, indubbiamente altre attitudini, altre attitudini. Oh. Alcuni ragazzi abbiamo rescisso, abbiamo, perché secondo noi non erano nei progetti e nei programmi societari. Ecco, diciamo che per un 50-60%, diciamo che siamo al 60% di quello che sarà l'ossatura per il campionato 2016-2017. La programmazione la stiamo facendo oggi, gennaio 2016, per andare a fare un campionato tranquillo 2016-2017, anzi aggiungerei, questa è la mia ambizione, penso sia l'ambizione di tutti, andare a fare l'anno prossimo un campionato di alta classifica. Qualcuno continua a dirmi, ma tu che fai a Martina? Vabbè, solito disco. Io che faccio a partita, io ripeto, voglio fare un campionato d'alta classifica per poter fare insomma business all'interno di questa società, all'interno di questa città. Lo sport è anche business, ma per fare business ci vuole organizzazione societaria, serietà, impegno, calciatori di livello che sposino il programma della società. Questo stiamo facendo, speriamo di offrirvi da qui a qualche anno, perché la bacchetta magica ovviamente non ce l'ha nessuno, di offrirvi da qui a qualche anno un impianto sportivo che non sia il Tursi, che dal punto di vista storico magari siamo anche tutti affezionati, sono pure affezionato io, voglio dire, insomma, no? Però sicuramente è un impianto fatiscente, questo oggi ci abbiamo, non si è fatta mai una programmazione a livello sportivo, a livello calcistico qui a Martina.
oggi abbiamo iniziato a fare anche questa programmazione, non più tardi di oggi. Abbiamo gettato, diciamo così, la prima pietra per creare sinergia e per fare programmazione con l'amministrazione, che indubbiamente ci deve dare aiuto dal punto di vista amministrativo, dal punto di vista urbanistico, per creare un impianto sportivo che sia degno di fare attività professionistica, calcio professionistico in questa città. Torno a ripetere che Martina è famosa, sono 54 le società di Lega Pro in tutta Italia, il nostro titolo sportivo è un titolo sportivo importantissimo, non dobbiamo perderlo. Sappiamo che a torto o a ragione, giusto o sbagliato, il calcio è il nostro sport nazionale, è cassa di risonanza per tutti, e perciò se conoscono in Val d'Aosta Martina Franca è anche forse grazie all'attività professionistica calcistica che noi facciamo in questa città. Tra le altre cose vi ricordo sempre, ma non a discapito, che noi non siamo provincia, non siamo, e questo non è un handicap da poco. Nonostante tutto sono riusciti l'avvocato Muschio, lo sponsor, anche attraverso il nostro sponsor Scadigna 2S, che ringrazio sempre per il contributo che dà a questa società, e direi anche, nessuno me ne voglia, che è l'unico imprenditore che partecipa in maniera importante a quello che sono le attività economiche di questa società. Se oggi Martina esiste, beh, direi che per un 80-90% lo dobbiamo indubbiamente a 2S, a Stefano Scadini. Perlomeno negli ultimi anni questa è la storia che mi è stata raccontata, ma è questo è anche quello che ho potuto verificare. Poi c'è qualcuno che entra, esce, viene, chiacchiera, ma le chiacchiere se le porta via il vento. Avevo promesso che avremmo fatto una campagna acquisti importante, abbiamo fatto, stiamo facendo, continuiamo a fare una campagna acquisti importante, e perciò di conseguenza ritengo che più di questo non possiamo fare. Avevamo nelle mire 2-3 giocatori che non siamo riusciti a portare perché non sono voluti venire a Martina Franca, non è stato un fatto economico, c'è la stampa, perciò invito, sapevate che avevamo nelle mire un Rajčić, avevamo nelle mire, avevamo nelle mire Burrai del Siena, avevamo nelle mire qualcun altro che adesso neanche ricordo, comunque giocatori di spessore, di peso per quello che può essere la Lega Pro, non sono voluti venire, cioè non siamo scesi neanche nell'argomento contratto, tanto o poco. In realtà è questa, cioè dobbiamo lavorare moltissimo ancora per ricostruire l'immagine di questa città e di questa società in primis e di questa città. Lo stiamo facendo, lo sforzo che stiamo facendo e che stiamo portando avanti. In settimana riusciremo a portare a Martina un altro, penso, 2 giocatori comunque di spessore, e porteremo avanti questo programma, sperando che domenica già ci possiamo comunque sia iniziare a divertire, a vedere una partita di calcio, insomma, indubbiamente. Ecco, Alessandro, presenta te i ragazzi. Prima di fare una presentazione volevo un attimo intervenire. Ciao, Alessandro, scusate. Domanda rapida, ciao, poi presentiamo e poi fate le domande. Il mister è capace a salvare questa squadra? Ma il mister, voglio dire, è un professionista, diciamo, importante, come lo conoscete tutti. Per quanto riguarda il mister, anche questo è un argomento indubbiamente. Cioè, lei mi sta dicendo che lui ha fatto questa, che vuole questi giocatori, giusto? Ha fatto. Assolutamente. Ma poi si prende la sua responsabilità. Sono stati chiesti alla società, è stata fatta una lista di giocatori, è stata fatta, come ho detto prima. Pronto? Tra la lista di questi giocatori, se non veniva il signor Rossi, mi ha dato l'alternativa di chiamare il signor Bianchi. Cioè, questa adesso è la squadra di questa società, è la squadra di fare questo calcio mercato, avete sapete i fatti vostri, si parla perché dice
io ti sto dando massima fiducia a lei, ok? Poi questi giocatori, sì, ok? L'alternativa sarebbe sembrano gli altri. Però chi sbaglia poi paga. Sì, mo sono un po' fatto. Questo sicuramente, questa perché secondo me, nel mio parere, questa è la squadra. Secondo me, nel mio parere, Nico, ci metto sopra Facebook, posta la tua. Questa è la squadra di mister Incocciati. Le richieste, io non sono entrato, allora tenga a precisare, io non sono entrato in merito, non ho scelto io di far arrivare Taurino o Diaghite, non l'ho scelto io, ho sempre detto dal principio che mi sarei occupato in quanto presidente di risanare le perdite, i conti e la truffa che abbiamo subito con il Martina Franca. Ho sempre detto che non sarei mai entrato in merito a quelle che sono le scelte del mister. La fiducia mia nei confronti del mister e anche della società è una fiducia completa e confermata. Il mister, è stata fatta qui una riunione non più prima della partita di Messina, una settimana fa, dove c'ero io e tutta la dirigenza del Martina, in cui però mi devi far finire, così rispondo in maniera completa alla tua giusta domanda, in cui il mister, abbiamo chiesto al mister quali erano le sue peculiarità, quali erano le sue intenzioni sportive e quali erano i giocatori che gradiva a Martina. Ha stilato una lista. Come ho detto prima, ci siamo adoperati per mettergliela tutta a sua disposizione, ci siamo riusciti a un 50-60%, perché l'altro 40% di giocatori che ho fatto anche alcuni nomi, ho fatto, si sono rifiutati di venire a Martina. Okay. Soldi, non soldi. Non voglio venire a Martina. Uno dei motivi perché non voglio venire a Martina, perché c'è uno stadio fatiscente. No. Ok? Questo è uno dei motivi. Attenzione. Per me l'allenatore non è mai piaciuto il primo giorno. Attenzione. E domenica, se noi perdiamo domenica, ma se si perde, se ne deve andare con i piedi suoi. Attenzione, relata refere, come si dice. A Caserta lo stadio non è. Se riesci a piedi, a Caserta lo stadio a pezzi. Tursi è la nostra forza. Mi dovete far parlare. È la nostra forza di Martina, di Martinesi, nostra, hai detto bene, non so chi l'abbia detto, ma poi un giocatore quando deve venire, comunque sia, è stato restio, ci sono stati due giocatori che... Allora, ragazzi, torno a ripetermi, io ho risposto alla domanda di Francesco. Che mi ha detto? Se vanno gli acquisti, ma come siamo andati pure Maradona, se non escono le palle, se non escono le palle, ne facciamo risultati. Non vogliamo nomi, vogliamo gente che lotta per la nostra maglia. Non ne vogliamo nomi, vogliamo gente che lotta per la nostra maglia. E fatti fare la vita di o si sta bene o si sta male. Voi avete scelto questa vita, ragazzi, non ce l'ho con voi il titolo da giocatore. O si sta bene o si sta male, bisogna sudare la maglia fino all'ultimo minuto. Bravo Francesco, adesso lo vogliamo tutti. Siamo stanchi di rimanere di mezzo come Messina, siamo stanchi Messina scritta come Messina l'ultimo, sto parlando perché non date mai ancora chiede, date che gli vumo chiede. Sono stanco anch'io di vedere Messina. E lo so, appunto. Tant'è vero che sono stanco, non c'era questo impegno, non c'era. Apri gli occhi, perché anche io non ci voleva, perché se lui mi ha detto, senza nulla da togliere i ragazzi, se lui mi ha detto che vuole questa lista, ma la responsabilità se la prende? Mega boss! Vediamo la chiesta. No, se gli ha detto le pedi sopra te, mega boss! Dobbiamo vedere la come dobbiamo rescindere 5 anni di contatto. Se ne deve andare subito, se ne deve andare. Subito. L'ha chiesta lui questa lista. Vediamo che non succede, perché ragazzi. L'ha chiesta a voi sta, ragazzi. L'ha chiesta il mister questa lista, l'ha chiesta e noi l'abbiamo soddisfatta per il possibile. Ma perfetto! Abbiamo contattato. Questa conferenza il mister. Voglio precisare che a questa conferenza il mister non doveva partecipare perché era la convocata il presidente con i nuovi acquisti. Quindi non è che non si è presentato. Nulla da togliere i giocatori nuovi, eh! Non doveva far parte. Perché non è necessario. Anzi, l'iniziazione che siete venuti a Martina, ma dovete buttare l'anima. C'è Pascal. Ragazzi, che non è niente facile, ok? Che qua c'è gente per seguire i colori della propria maglia.
C'è il ragazzo. Vabbè. Boom. Ok? Avete scelto questo mestiere, se ci sono i pro e i contro. Bisogna sudare la maglia. Uno può essere pure Messi, però se non suda la maglia. Il lavoro bisogna fare. L'ortichitana, il lavoro. Se non si corre dal campo, ragazzi, non si fa niente. Ci abbiamo una squadra in questo momento rifondata per circa il 70%. Ok? Per quanto riguarda la società, noi più di questo non ne possiamo fare, perché non è possibile fare. Parliamoci chiaro, abbiamo messo tutto quello che potevamo indubbiamente mettere. Torno a ripetere, abbiamo fatto di tutto per chiudere il mercato questa settimana. Non è stato, non è stato tecnicamente possibile. Per quanto mi riguardava, il mercato era chiuso con Rajic, Burrai e Ciotola e D'Alterio. Avevamo queste altre quattro peculiarità: Rajic, Ciotola, D'Alterio e Burrai. Non sono voluti venire, non li vogliamo, non sono voluti venire, per lo abbiamo per lo stadio, no, ho detto che ho detto semplicemente non sono voluti venire per due o tre motivi. Non sono voluti venire, però ragazzi, non dovete essere, io sono venuto qua oggi come sempre, come faccio sempre, a confrontarmi con tutti in maniera sincera e onesta. Ho detto che c'è stato qualcuno che anche per le condizioni dello stadio, comunque sia, di come alberghiamo i giocatori, perché non abbiamo una foresteria ancora, ci abbiamo da migliorare dal punto di vista sportivo, societario e quant'altro. Perché sono le società di Lega Pro, ci sono, che sono più organizzate di noi, parliamoci chiaro. Perciò se devo decidere di prendere 5.000 euro di più a mattina, preferisco rinunciare a 5.000 a mattina, ma andare in una situazione più organizzata. Questa è la realtà. Comunque quanto ricambio il presidente. No, ma non è solo la mettiamo, scusatemi però, ma non la mettiamo solo sul campo. Perché non prendiamo, scusatemi. Ho fatto un accenno di uno dei tanti motivi perché non sono voluti venire a Martina. Se poi adesso noi per orgoglio della maglia diciamo andassero a fanculo, sono il primo a dire è giusto così. E va bene. Però siccome le squadre si fanno con i giocatori e i giocatori bisogna comunque sia organizzarli e vogliono venire in una situazione di tranquillità psicologica che solo da due mesi abbiamo ripristinato, siamo tutti stanchi. Francesco è stanco perché viene allo stadio. No, cacchio, non sono stanco io. Io sono stato vivendo lo schifo. La mia squadra non ma guarda che tu, ma guarda che voi, allora voi contestate. Okay. Sono stanco di vedere gente che non vuole venire a giocare sulla terra battuta, però ne parli in campo dove esce, ok? Sono quello, sono stanco. Ho degli allenatori invece di fare il proprio dovere che stanno sui computer e non pensano i cazzi loro che sono dentro casa loro. Di quello sono stanco io, che dei colori miei e della città mia non sono mai stanco. Come io e come tutti quando vi presenti. Qua per culo non ci prende più nessuno da stasera. Ok? Noi vogliamo sempre continuare per correre e farci stanco. Non ce l'ho con lei, è uno sfogo. Come lei sta consumando dei soldi, noi stiamo consumando, vi stiamo dando il piacere di indossare la maglia della nostra città. Dovete sudarla, combattere fino all'ultimo secondo. E ci stiamo dando muzica, se meglio non muzica. Se c'è da mordere, va bene. E vogliamo altri acquisti, presidente. Altri acquisti, altri acquisti, soldi dalla morte ci dà. Abbiamo appunto nella lista, abbiamo rispettato tutta la lista che c'era stata fatta. Torno a ripetervi alla morte che se non so, alcuni non sono voluti venire, non è purtroppo colpa nostra, non è indubbiamente. Continueremo la settimana prossima a deporre l'alternativa a chi non è voluto venire. Penso che lunedì arriverà già qualche altra cosa, Nino. Ma non può pazzare, non dai che ha rubato, non dai che date a 4, date a 4. Francia, faccia che no, date a 4. Francia, date a 4. Ma senza, c'è un bici, se vuole fare,
grande che va lo sa. E vede Ciullo. Non ho mai detto che avete torto. Martina non è l'immagine che hanno detto gli altri che lei ha incontrato. Ma io sono convinto di questo, altrimenti non era andato. Non so se sia come cittadini, come siamo ben diversi da quello che è. Già la ringraziamo per quello che sta sentendo. Però purtroppo lei mi insegna che passa prima il messaggio negativo nella vita che il messaggio positivo. Purtroppo è colpa della società, Presidente. Se per lui questi messaggi è colpa della società. Non sicuramente è colpa mia, non sicuramente è colpa mia. Ci sono responsabilità. Sono appena arrivato. Allora stai zitto, stai zitto. Ci sono responsabilità. Comunque vabbè, cerchiamo di domande. Va bene. Domande, vogliamo una squadra degna della nostra città. La vogliamo tutti. Una squadra degna della nostra città la e lui ha di fatto di voi altri 4 acquisti. Grazie Presidente. Presentiamo velocemente adesso. Bravo Presidente. No, Presidente, domenica con mister speriamo che vinciamo. Presentiamo velocemente gli acquisti già effettuati. Il Presidente ha già annunciato che la settimana prossima dovremo completare il mercato. Gli acquisti che voi vedete sono colpi già importanti che abbiamo operato. A questi si aggiungeranno altri di spessore per colmare le lacune che la squadra ha dimostrato finora di meritare. Qui vicino a me cominciamo dal più piccolo, si chiama Armando Topo, è un giovane classe 97, proviene dalla Pistoiese, scuola, se non erro, Avellino, scuola campana, è un giovane di belle speranze che è venuto qui per continuare il suo processo di crescita ed è uno dei ragazzi insomma, che può fare bene insieme agli altri. Armando Topo, classe 97, viene dalla Pistoiese. Poi magari se qualcuno di voi lo vorrà dire qualche dichiarazione. Un gattino portoghese. Vicino ad Armando c'è Luca Di Lauri, che conoscete già benissimo in quanto è stato a Martina 3 anni fa, ha avuto una parentesi nell'era Bocchini. Fece molto bene nel periodo di permanenza qui a Martina, poi un piccolo problemino fisico lo ha portato a stare fermo e quindi poi ha continuato la sua trafila nel professionismo in Serie C, ha fatto molto bene anche in altre squadre come la Gian Erminio ed è un giocatore molto giovane, di grande personalità, sia tecnico ma anche tattico, sa fare bene le due fasi, sia in territorio ma anche nella fase della costruzione. Luca Di Lauri è stato uno degli uomini richiesti apertamente da incrociati ed è andato quindi a rinforzare la zona nevralgica del campo. Lui è venuto qui con grande entusiasmo, le sue prime dichiarazioni, se non ricordate bene, sono state quelle di aver espresso appunto soddisfazione per un ritorno qui dove lui è stato bene, ama questa piazza, ama questa città ed è stato subito pronto, già domenica, non se l'aspettava neanche di giocare perché lui era fermo da 15 giorni, perché era dal 30 novembre, però appena il mister l'ha visionato, quindi è stato in prova qualche giorno, subito ha compreso la qualità di questo ragazzo e contro ogni aspettativa è andato già in campo a Messina, vuoi per la difficoltà, insomma, per i problemi di formazione, l'emergenza con cui aveva a che fare il mister, ma vuoi anche per le sue capacità. Adesso sta per entrare sempre più in condizione, quindi sarà un elemento di un valore aggiunto per questa squadra. Leonardo Taurino, lui è un ragazzo scuola Taranto, è cresciuto quindi calcisticamente nella trafila nelle giovanili del Taranto. Poi, essendo anche un ragazzo di grande prospettiva, la Ternana ha operato su lui un forte investimento, quindi è andato anche a fare esperienze lì. In Umbria ed è un giocatore abile a saltare l'uomo, molto tecnico, sa creare la superiorità numerica, l'avete già visto nella prima occasione, anche lui veniva da uno stato di forma è chiaro ancora da acquisire, è innegabile che il ragazzo veniva ancora doveva entrare in condizione, un attimo, prima finisco e poi è entrato
l'ultimo quarto d'ora finale, ma non perché perché non poteva avere 90 minuti nelle gambe. Ragazzi, sono stavo a casa, cioè voi dovete dare il sangue, va bene. Vedete cosa significa? Vedete che cosa significa? Ma dove pensi? Ci sono tutti dopo la zona 3A! Quelli vedere! Dobbiamo salvarci! Dobbiamo salvarci! Quelli vedere! Sandro, stop. Ci dice anche le presenze di quest'anno, anche per Sandro. Stiamo analizzando la partita di Messina. È innegabile che Leonardo, quando è entrato domenica, ha creato scompiglio, ha creato insomma occasioni, ha creato un processo. Dai, continuiamo la battaglia. Salif di Andà, su di lui il presidente Tiglia, quindi il Martina, ha voluto investire, anche lui proviene dalla Ternana come Torino, erano compagni di squadra, e il Martina ha firmato con lui un biennale che lo legherà fino ai colori biancazzurri fino a giugno 2017, che significa che è un ragazzo che di grande qualità. Lui con la Ternana nel 2011-2012 ha vinto un campionato di Serie C, quindi conosce bene questa categoria ed è stato uno degli artefici, dei protagonisti di quella vittoria con la Ternana. Ha fatto molto bene con la Ternana anche in Serie B, potete controllare, ha più di 35 presenze in cadetteria con la Ternana, 5 stagioni con la Ternana. È stato sfortunato perché ha avuto un brutto infortunio. Cioè, questa sempre è stato sfortunato perché Sandro corre su un brutto infortunio, da quella ha recuperato, adesso è completamente ristabilito. Salisse di andare. Di Ante Cuseta, anche lui è un under 21 classe 95, croato, scuola Hajduk Spalato, anche su di lui ha investito tanto la Casertana che ce l'ha girato in prestito, ha un contratto con la Casertana fino al 2017, se ricordate bene nel 2013 il Parma militava in Serie A, voleva investire sul ragazzo, era disposto a sborsare quasi 400.000 euro per accaparrarselo, l'Hajduk di Spalato ha detto no perché voleva ancora di più valorizzarlo, poi se l'è preso la Casertana. È venuto qui perché ha bisogno di giocare, la struttura fisica è importante, è un giocatore di grande tecnica e anche abbastanza dote atletiche eccelse, quindi viene qui per fare un salto di qualità al centrocampo insieme agli altri. Chiudiamo con Adam di Akite, sicuramente l'avete inseguito anche voi perché l'avete cercato, ce l'avete anche chiesto, avete anche fatto capire l'indice di rendimento nei confronti del giocatore. Ivoriano, classe 93, l'anno scorso ha fatto 28 presenze con la Casertana, è tutore della Casertana fino al 2018, viene anche lui in prestito, l'anno scorso, se ricordate bene, ci ha dato due dispiaceri, un gol all'andata, un gol al ritorno. Col Padova, 7 presenze, un gol, ha fatto molto bene con il Lumezzane o l'Albino Leff, sempre in Serie C, quindi è un giocatore importante, strutturato fisicamente, 1,88, bravo, siamo prima punta come seconda, tecnico. Sono i ragazzi, qualcuno dei ragazzi vuole dire qualche ispirazione per le creature, diciamo, una ragazza, una promessa, magari qualche un impegno di Akite. Adam, che è anche laureato e quindi oltre a essere un ragazzo professionale, è un ragazzo casa buia per duca per me. Prima di venire qua ho avuto un colloquio col presidente, col direttore, che sapevamo un po' di questo diciamo non entusiasmo che c'era in questa piazza, vista anche la situazione di classifica e un po' quello che è successo, che già detto il presidente. Io comunque sono venuto per dare una mano a questa squadra, che ho avuto modo di parlare con i compagni, loro ci credono veramente, perché se no
se non ci credono loro veramente, cioè, non c'era bisogno neanche di scendere in campo. Loro ci credono, sentono che si può fare questa cosa. Alla fine noi siamo a 5-6 punti dalla zona salvezza, c'è tutto un campionato davanti, quindi veramente è una cosa che si può fare, non è compromesso niente. E noi abbiamo bisogno di voi, come ha detto il presidente, di entusiasmo, di... Può capitare che qualcuno in mezzo al campo sbaglierà, però penso che i compagni quando scenderanno in campo ci metteranno l'anima, ci metteremo l'anima, perché nessuno comunque vuole perdere, vuole retrocedere, perché è brutto retrocedere. Ci metteremo l'anima, ci impegneremo sempre, suderemo, come ha detto il nostro amico qua, la maglia suderemo sicuramente. Voleva dire di più. Ragazzi, benvenuti. Forza, ragazzi! Comando lo sponsor. Non è vero,